Rispondiamo alla prima domanda. A che epoca risale il popolamento della nostra penisola? Il popolamento della nostra penisola risale alla fine del Paleolitico, quindi a circa 15.000 anni fa. In Italia, come nel resto dell'Europa continentale, il ritmo dell'evoluzione della civiltà ebbe tempi molto più lenti rispetto alle aree del Medio Oriente e dell'Egeo. Sino alla fine del Neolitico, quindi all'inizio dell'età dei metalli, intorno al 1200 a.C., in Italia c'era un'organizzazione fondata su piccole comunità sparse, di villaggi isolati, un'organizzazione primitiva se confrontata con lo sviluppo urbano e politico delle grandi civiltà del Medio Oriente e delle civiltà del Mediterraneo, Minoici e Micenei per esempio, ma anche i Fenici. Veniamo ora alla seconda domanda. In che modo e con quali tempi si verificò il popolamento della nostra penisola? E quali popoli, terza domanda, si stanziarono in Italia a partire, diciamo così, dal Neolitico fino al V secolo a.C.? Possiamo distinguere in maniera approssimativa tre fasi nel popolamento dell'Italia preromana. La prima a partire dal terzo millennio a.C. A partire da questa epoca sono presenti in Italia alcuni popoli che gli studiosi considerano autoctoni, cioè originari della penisola. Per esempio, tre di essi sono molto importanti. I primi sono i Liguri. I Liguri, che erano un popolo di montanari e guerrieri che occupava un'area molto più vasta in realtà della Liguria. E poi i Sardi, in Sardegna, che diedero vita alla civiltà nuragica, e i Sicani, nel cuore della Sicilia, che abitavano appunto la Sicilia occidentale. Si tratta di popoli autoctoni perché erano già stanziati nella nostra penisola e sono popoli di cui è pressoché impossibile stabilire con esattezza le origini e la provenienza. La seconda fase del popolamento della nostra penisola si ha a partire dal secondo millennio a.C., intorno al 1200 a.C., cioè nell'età del bronzo. In questa fase si assiste alla migrazione nella nostra penisola di popoli di origine indoeuropea, cioè popoli che provenivano da un'area geografica compresa tra l'Europa e l'Asia e che pur con molte differenze parlavano una lingua di ceppo comune, l'indoeuropeo. Tra queste popolazioni che si stanziano in Italia in questa fase, tra il Neolitico e l'età dei metalli, l'età del bronzo, ricordiamo i Veneti, che occuparono la zona nord-orientale del Veneto, e poi una serie di popoli che si stabilirono nell'Italia centro-meridionale e che sono indicati genericamente col nome di Italici, per esempio i Piceni, che si stanziarono tra le Marche e l'Abruzzo. Poi, scendendo giù, i Sanniti tra l'Abruzzo e la Campania, i Lucani tra la Basilicata e la Campania, i Bruzzi in Calabria. Sono popoli di una certa importanza perché entrarono appunto in contatto con Roma, e infine gli Iapigi che occuparono la Puglia, gli Iapigi o Dauni, e poi i Siculi che si stanziarono in Sicilia.